dedicherà una poesia a tutti quanti voi. Poesia. Una poesia, no, poesia. Scusa. Però me ne devo andare là dentro. Vai, vai. Il microfono arriva fino a passatamente, non ti Sì, allora, se mi metti, se mi abbassi, grazie maestro, abbassa un po'. Questa è una poesia di Totò. Io cercherò di farla, di recitarla nel miglior modo. Dunque, si chiama, e non vi dite niente, si chiama E Corna. È un argomento un po' pesante, signora, mi rivolgo a voi, che voi l'altra volta mi avete rimproverato. Per cosa? Per l'età, per le famose età. Mi avete detto che non è il caso vostro. Adesso non vi rimproverate pure voi. E questo è un altro genere. Però sempre le corna, sempre chi è lì. Va bene? Posso andare avanti? Grazie. Allora, anche a voi là dietro, signori, vale per tutti. Ognuno di noi nasce con un destino. Chi nasce con scattillo in coppa e rinne, chi nasce con destino e purteco. Che già fa? Si tarda l'ha già presa. Fu l'altro giorno, a chi domanda, che la gente di indavane e mi ricette, la vedi questa linea dritta dritta, questa è la linea del buono. La vedi quest'altra fatta un gino? Beh, questa è da tutto il risaputo. A porta miezza a mano San Martino, che è un santo protettore del carnuto. Perciò, carissimo signore, che va già di per me voi buttate il corno. Io pensavo, sì, qualche scuorno non fa male, ma non ho il punto da sentirmi offesi. E perciò io mi vado a casa, faccio una macella e già fa correre le pompine. Ma no, chi lo fa fare? Pensate, levo l'occasione, perché pensate che pure donna Eva, gente per bene da tutte le sapute, la stessa dama fu fatta cornuta. Perciò, signori miei, dopo sto racconto, fatemi un sorriso, perché è corna, stanno pure in paradiso. Io spero che questo a tutti voi, brava gente, non possa mai accadere. Comunque, purtroppo la poesia c'è, e se c'è la poesia, figurati. Grazie.